Roma 2021. Vista fuori. Il balconcino del sindaco da Palazzo Senatorio ha uno splendido affaccio vista fuori. Chi sarà il prossimo a salutare per la foto di rito con la fascia tricolore? Partiti, candidati ed eventi che vogliono confermare o spodestare Virginia Raggi. Ogni venerdì, dalle 17 su Web Radio senza barcode, è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 345-60-48-479. Tutti i messaggi saranno letti o ascoltati in diretta, senza alcuna selezione. Conduce Sheila Bobba. E buonasera, Roma 2021 vista fuori. La Web Radio senza barcode si sta preparando già nel vivo di questa campagna elettorale. Oggi insieme a Rachele Mussolini, per ora non candidata, ma sicuramente in forze con il Fratelli d'Italia. Ora in Assemblea Capitolina con Giorgia, la lista civica con Giorgia, consigliere ovviamente di opposizione e vicepresidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale. Consigliere Mussolini, buonasera e benvenuta nella nostra Web Radio. Buonasera a lei, grazie mille per avermi invitata. È sempre un piacere, io sono contenta di parlare con lei di qualcosa che ancora nella nostra radio e su Senza Barcode non abbiamo affrontato, ossia la recentissima questione dei cinghiali. Per chi ci ascolta, ma sicuramente tutti sanno, una madre e i suoi cuccioli sono stati abbattuti dai veterinari inviati dalla Regione Lazio. Però ne parlo con lei, consigliere, perché c'è un rimpallo di responsabilità. La Regione dice è colpa del Comune di Roma che non toglie rifiuti dalle strade, invitando quindi gli ungulati ad avvicinarsi sempre di più alle abitazioni. Dall'altra parte il Comune dice siete voi della Regione Lazio che dovete occuparvene. Però io so perfettamente che lei dal 2018 lavora a questa situazione con una raccolta firme e poi una petizione nel 2019. Ci fa un riassunto di questa situazione e della vostra posizione attuale? Ma guardi, allora innanzitutto quello che è successo appunto una settimana fa, che purtroppo è balzato agli onori della cronaca e ne hanno parlato veramente anche a livello internazionale, è comunque diciamo anche l'epilogo di questa storia è un epilogo comunque la si veda triste da ogni punto di vista, perché è triste per chi naturalmente ha a cuore, diciamo, per le varie associazioni, i comitati di animalisti che comunque insomma si sono spesi tantissimo in quella concitata giornata che poi purtroppo ha visto appunto l'epilogo con l'abbattimento di questa famiglia di cinghiali. È una situazione triste perché comunque il fatto che questi ungulati sempre più si facciano vedere sulle strade delle nostre città di Roma, ma poi noi sappiamo insomma che poi comunque è un problema che riguarda tante città, quindi è un problema comunque che va affrontato, a mio avviso insomma andrà affrontato a 360 gradi. Poi naturalmente noi parliamo di Roma. Si è assistito tra l'altro a un rimpallo, il solito fastidioso rimpallo di competenze tra Comune e Regione, perché naturalmente quando le competenze, come ha ricordato giustamente lei, sono spezzettate, non si fa altro che diciamo colpevolizzarsi a vicenda, però alla fine il dato che noi dal quale non possiamo prescindere, anzi i dati sono due. Uno, che comunque qualsiasi siano le competenze, perché ci sono delle competenze e delle responsabilità precise, non si è fatto quello che si avrebbe potuto fare, perché comunque si sarebbero potute, cioè se ci fossero state queste gabbie, comunque i cinghiali si sarebbero potuti salvare. C'è il problema di questi cinghiali perché la città, parliamo di Roma, la città è una città sporca ed è vero che ci sono, che quindi i rifiuti
che non vengono raccolti anche da, purtroppo, da per terra, dai marciapiedi, perché noi sappiamo che c'è un problema legato alla raccolta e anche la raccolta differenziata non solo non è arrivata a quella, diciamo, quel livello che paventava in questo famoso libro dei sogni del Movimento 5 Stelle, no? Queste linee programmatiche che mai le potrò dimenticare, quando appunto si parlava di arrivare alla fine della consiliatura con un 70% di raccolta differenziata, che è rimasta al palo perché siamo fermi al 44 e qualcosa per cento, punto più, punto meno, ma lì siamo rimasti, e questo non fa altro che attirare cinghiali, attirare gabbiani, perché naturalmente, insomma, il cinghiale è quello più evidente, le dico veramente, sono all'ordine del giorno anche dove sono io, ma purtroppo possono, diciamo, rappresentare anche un pericolo per le persone che le incontrano, perché voglio dire, un epilogo triste quello che c'è stato una settimana fa, che ha visto l'uccisione di questa famiglia di cinghiali, ma un pericolo anche per le persone, per i pedoni, ma per gli stessi stesse persone che guidano le vetture, perché sappiamo, è vista di qualche giorno fa, di una persona, di una ragazza che è morta proprio perché attraversava un cinghiale. C'è questo problema di questi animali selvatici che ormai purtroppo vengono in città a cercare il cibo perché sanno che lo possono trovare. Quindi noi un tempo, tra virgolette, in tempi felici avevamo solo il problema dei topi, mentre invece adesso abbiamo il problema dei cinghiali e naturalmente, a mio avviso, non si è fatto nulla, e anche questa amministrazione non ha fatto nulla per risolverlo, perché comunque, ripeto, bisogna mettere in campo tutta una serie di misure, perché è tutta una catena di misure, perché io non è che le posso dire qual è la ricetta di Fratelli d'Italia. La ricetta è che naturalmente ognuno innanzitutto si deve prendere le proprie responsabilità, quindi tutti gli enti preposti devono prendersi ognuno la propria responsabilità, e la catena non si deve, non si deve fermare questa catena, perché bisogna essere preparati a intervenire, perché queste situazioni avvengono quotidianamente, quindi noi non stiamo parlando di un caso eccezionale, purtroppo stiamo parlando di un problema che attanaglia quotidianamente le nostre città e i nostri quartieri. Così abbiamo toccato anche il discorso rifiuti e vorrei parlare con lei di periferie. Qualche giorno fa proprio voi avete inviato un aggiornamento sulla situazione di Via Bonn. Questa mattina è stato espresso il voto favorevole della Giunta per la riqualificazione del parco della Caffarella. Mi pare che lo stanziamento sia di 1,6 milioni di euro, compreso il costo dei lavori e le spese fisse. Abbiamo ancora qualche minuto, ma vorrei avere la vostra idea di Rachele Mussolini e di Fratelli d'Italia sulle periferie, andando oltre ovviamente gli slogan da campagna elettorale. Io non ho bisogno di slogan per la campagna elettorale, perché il lavoro che io ho svolto negli ultimi 4 anni parla da solo. Cioè io ho frequentato in questi ultimi quattro anni le periferie, mi sono recata nelle periferie più problematiche, quelle che hanno le maggiori criticità. Tra l'altro voglio anche ribadire una volta in più che quando si parla di periferie e di problemi, quando si parla di Tor Bella Monaca, io ci tengo a specificare di quanta brava gente che abita queste periferie, di quante persone sono pronte a rimboccarsi le maniche, comitati di cittadini che abitano e che vivono i problemi della periferia e che cercano, visto che purtroppo si sentono da soli, spesso si sentono da soli, abbandonati da un'amministrazione assente, e si danno loro per primi da fare. Io sono sempre stata a fianco di questi cittadini, l'ho dimostrato, quindi non è una questione di campagna elettorale. Comunque noi lo avevamo detto anche nel nostro programma, lo aveva detto anche, perché l'hanno detto tutti nei loro programmi, no? La famosa riqualificazione delle periferie. Però poi purtroppo dalle parole bisogna passare ai fatti. A mio avviso in questi 4 anni questo non è stato fatto,
E se vogliamo proprio, anzi, dirla tutta, il Movimento 5 Stelle, tutto sommato, si è dimostrato molto democratico perché ha provveduto a livellare anche diciamo, i quartieri centrali della città a quelli che erano i quartieri più problematici. Perché se un tempo si parlava soltanto dei problemi di una periferia sporca, adesso diciamo, i problemi e anche la sensazione che il cittadino ha di grande insicurezza, perché c'è anche il tema della sicurezza. È un problema che attanaglia anche il centro della città. Quindi, diciamo, in questo sono stati molto Io democratici. quello che rendo consigliera è che lei è veramente bravissima ed elegantissima nel dire qualsiasi cosa vuole, in un modo sempre inattaccabile. Lo fece anche la volta scorsa e le rendo merito, veramente è molto brava in questo, è molto Cerco di elegante. essere diplomatica, ma di dire le cose come stanno. E le riesce molto bene, brava. Allora, parliamo ancora di campi Rom, ne accenniamo anche se ci sarebbe ovviamente da parlarne a fondo. Ho visto un suo Facebook, forse proprio questa mattina, il Campidoglio ha reso noto di nuovo che la Barbuta e la Monachina sono a buon punto per una soluzione. E in 2 minuti lei cosa ne pensa? Io innanzitutto, anche qui, quello che era stato raccontato 4 anni fa, si parlava di superamento dei campi nomadi e mi pare, insomma, che sia sotto gli occhi di tutti che questo non sia avvenuto. Sono anche molto consapevole del fatto che è un problema di difficile risoluzione, quindi io non è che voglio assolutamente addossare tutte le responsabilità a questa amministrazione, però ritengo che anche quando poi si sono fatte delle operazioni, tra virgolette, scenografiche di smantellare il campo Rom X, poi però poi noi sappiamo che magari diciamo che il problema si è semplicemente spostato, perché questo avviene. E tra l'altro anche la politica del bonus casa, quindi di dare, diciamo, dare le case anche diciamo, e quindi di mettere in fila per avere un alloggio popolare anche diciamo, ai Rom, ecco, anche questa si è dimostrata una politica fondamentalmente fallimentare, perché comunque tra l'altro quello è un problema, perché alcuni tra l'altro proprio non hanno accettato di magari poter accedere ad un alloggio, ad un appartamento, quindi magari c'è anche proprio una reticenza da parte dei soggetti stessi. E poi comunque dobbiamo anche ricordare che c'è gente che sta in fila da anni per avere un alloggio popolare, quindi non si capisce perché poi ci debbano essere delle persone che ti passano avanti quando magari c'è tanta gente che senza occupare case e in maniera, diciamo, rispettando le regole, la legge a proprio discapito, magari si vede soffiare il posto da qualcun altro perché per il politicamente corretto questo va fatto. E io su questo assolutamente non sono d'accordo e farò sempre una battaglia in questo senso. E di casa ne stiamo parlando molto anche noi, anche nell'ottica del bonus affitto. Anche su questo stiamo parlando moltissimo perché effettivamente c'è un problema molto grave e non è antico, perché ovviamente si riferisce ai bonus dell'epoca Covid. Torniamo a parlare squisitamente di candidati per queste elezioni. Il centrodestra ha incassato il nodo e conduttore Massimo Giletti, anche qui io non ho realmente capito chi ha fatto la proposta a chi e a chi Massimo Giletti ha detto no, ma sarà una mia ignoranza e deficienza in questo. Mi chiedo se Fratelli d'Italia ha già un'idea di una proposta o se accetterà comunque il candidato del centrodestra. Guardi, adesso io so che se ne sta discutendo, sono usciti dei nomi che insomma, li abbiamo sentiti anche negli scorsi 2 giorni, tra cui insomma, un nome abbastanza altisonante, però francamente in questo momento io non mi sento di poter diciamo, entrare in questa discussione, perché questo è qualcosa che giustamente spetta ai 3 leader del centrodestra. Bisogna chiaramente, insomma, ma sono convinta che nell'arco di pochissime settimane si dirimerà anche questa
questo problema, si troverà un candidato spendibile, perché bisogna trovare una persona che non sia soltanto mediaticamente spendibile, ma sia, diciamo, una persona capace di poter raccogliere una sfida veramente molto molto complicata, complicata poi dalla situazione che ci stiamo purtroppo trovando a vivere, che è quella di essere ritornati veramente in piena pandemia. E quindi chiaramente, voglio dire, si tratta di una situazione veramente molto delicata, e quindi ci vuole qualcuno che abbia il polso per poter diciamo iniziare una risalita molto molto complicata. Io in questo momento non vorrei trovarmi ad amministrare neanche un condominio, perché immagino quanto sia difficile per voi tutti, a qualsiasi livello, dover gestire una situazione del genere, perché assolutamente sì, è proprio inenarrabile. Consigliere Rachele Mussolini, io la ringrazio tantissimo per essere stata nostra ospite a Roma 2021 Vista Fori. La campagna elettorale è proprio all'inizio, quindi ci risentiremo. Grazie ancora, a presto. Grazie a lei e buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Roma 2021, Vista Fori. Il balconcino del sindaco da Palazzo Senatorio ha uno splendido affaccio vista fuori. Chi sarà il prossimo a salutare per la foto di rito con la fascia tricolore? Partiti, candidati ed eventi che vogliono confermare o spodestare Virginia Raggi. Ogni venerdì, dalle 17 su Web Radio senza barcode, è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 345-60-48-479. Tutti i messaggi saranno letti o ascoltati in diretta, senza alcuna selezione. Conduce Sheila Bobba.